Ora definiamo che cos'è una trasformazione adiabatica, la quarta trasformazione notevole che va ad aggiungersi alle altre tre che conosciamo, che sono l'isobara, l'isogora e l'isoterma. Per definizione, una trasformazione adiabatica è una trasformazione in cui il sistema termodinamico, tipicamente il nostro gas perfetto, non scambia calore con l'ambiente esterno, quindi non scambia vuol dire non riceve calore, neanche cede calore all'ambiente esterno. Per ora ci basta sapere questo, poi vedremo che nel piano PV le trasformazioni adiabatiche hanno questo aspetto e possono essere espansioni oppure anche compressioni. E poi analizzeremo anche le trasformazioni adiabatiche dal punto di vista dell'energia attraverso il primo principio della termodinamica, ma lo vedremo prossimamente. Per ora ci basta conoscere la definizione, la ripetiamo: in una trasformazione adiabatica il sistema termodinamico non scambia calore con l'ambiente esterno.